aggiungi Contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Carlo Intini. Oggi è mercoledì 6 novembre. Il contatto che suggeriamo di aggiungere è il 3. La musica nel sangue, dalla periferia a Sanremo. Ora la sfida di un live al Palazzetto dello Sport di Roma. Il 3 all'anagrafe Guido Luigi Segna, rapper romano, classe 1997, racconta il suo percorso alla collega della redazione spettacoli di ADN Kronos, Loredana Enrico. Sono molto soddisfatto di quest'anno, ho pubblicato delle canzoni che comunque, a partire da Fragili, a Camminare sulla Luna o Chi Tristi, che è uscita poco fa, ma secondo me ho riempito degli spazi che gli ascoltatori volevano che io riempissi. Fragili, Camminare sulla Luna, Occhi Tristi, l'ultimo singolo in cui tocca i temi dell'amore e della nostalgia. Una passione, quella per il rap, che parte all'età di 15 anni, da una periferia della capitale. Ho fatto una gavetta abbastanza lunga. Ero un ragazzino piccolo che aveva bisogno di parlare, di sfogarsi, e non parlavo con le persone intorno a me, quindi ho deciso di, non so come, casualmente, provare a fare qualche rima, inizialmente un po' più per gioco, e poi è diventata un po' più seria la cosa. Quando stai nella periferia le opportunità te le devi creare, te le devi andare a cercare, cioè stare ai margini a volte è molto più, ti fa rimanere concentrato sull'obiettivo. 27 anni, il 3 è oggi uno dei rapper più amati dai giovani. Giovani spesso bollati come vittime di un disagio generazionale, definizione non condivisa dall'artista romano. Con i social e con tutta questa sovraesposizione mediatica i giovani magari tendono anche un po' più a perdere il contatto con la realtà, e allo stesso tempo non bisogna fare tutta l'erba un fascio, quindi boh, ci stanno i casi estremi, però tutto sommato insomma vedo sempre tanta voglia di fare da parte dei ragazzi giovani, quindi mi sembra un'ottima cosa. I suoi dischi hanno scalato le classifiche italiane conquistandole. Nel 2019 il primo ingresso in classifica con il singolo Cracovia PT3, certificato disco di platino. L'anno successivo Te lo prometto, per 7 mesi in classifica e 2 dischi di platino. Nel 2021 l'album di debutto Ali, poi ristampato come Ali Ultima Notte, che ha debuttato in vetta alla classifica Fimi Album, con più di 50.000 copie vendute in Italia. Il 3, per il suo stile, si è guadagnato il soprannome di rapper educato. Non che gli altri non siano educati, cioè magari hanno una vita diversa dalla mia, delle abitudini differenti, dei contesti, sono cresciuti in contesti diversi e quindi chiaramente parlano di quello che vivono. Io la mia vita è una vita normale di un ragazzo che voleva spaccare la musica e fa i conti con quello che sono magari i lati oscuri, i propri demoni interiori e quant'altro, quindi scrivo di questo. Nel settembre 2023 l'uscita del secondo album, Invisibili, che ha poi raggiunto la prima posizione della classifica Fimi Album, ottenendo il disco d'oro. Quest'anno l'approdo sul palco dell'Ariston per la 74esima edizione di Sanremo, col brano Fragili. Infine la scorsa estate il singolo Camminare sulla Luna, seguito da Occhi Tristi. Prossima sfida il 9 novembre, il primo live al Palazzetto dello Sport di Roma. Sono molto emozionato perché è una data che aspetto da tantissimo tempo, non solo da quando l'ho annunciata, ma da quando ho iniziato a fare musica. Cioè, sto preparando un grande show, ci saranno tante sorprese, tante cose nuove, tante cose che non ho mai fatto, tanti pezzi nuovi che non ho mai cantato dal vivo. È sicuramente la chiusura di un tot di anni di lavoro, è la chiusura di questo e l'apertura di un nuovo capitolo. Quello che mi prefisso come obiettivo è fare delle canzoni che rimangano nel tempo, non delle canzoni che vengano concepite come hit prima in classifica, perché poi alla fine magari non sempre, però poi quella roba lì magari va un po' a scemare, no? Io voglio fare un po' delle canzoni che si prendano degli spazi dentro agli ascoltatori e rimangano lì per un tot di tempo, poi quello che sarà sarà. Aggiungi Contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno.
Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnchronos.com.